Ciao a tutti, ho deciso di fare questo video per l'appunto come costruire una mascherina con dei materiali basici che penso bene o male abbiamo tutti in casa. Mi sono deciso a fare questo video perché in quanto questo articolo della mascherina, come dicevo poc'anzi, risulta particolarmente difficile a trovarsi, purtroppo per quello che sta succedendo ultimamente e per lo più quando lo si trova, ci sono dei prezzi non proprio onesti. Quindi, dovendo stare a casa, per il benessere comune, mi sono impegnato a costruire questa mascherina e ne ho fatte già diverse e quindi le voglio proporre pure a voi. Allora, vi elenco subito i materiali, che occorrono per crearla. Allora, carta da forno, semplice carta da forno, ve la mostro, ecco qua, se non ce l'abbiamo noi. La signora a fianco, sopra, sotto, qualcuno nel palazzo voglio sperare ce l'abbia, se no cascate male, ahimè. Delle semplici forbici, stanno qua, una spigliatrice, un righello, non è proprio essenziale, e una penna per tracciare. Allora, incominciamo subito. Stacchiamo un foglio. Questo qua, nello specifico, già è fatto a misura, però io già ho fatto qualche prova, me ne sono anticipato, quindi lasciando stare la lunghezza questa qua, che al momento è 30 cm, poi vi faccio vedere come e quando tagliarla in un secondo momento, sul totale, in quest'altro senso, dobbiamo togliere 10 cm. Ecco qua. Poi va fatto qualche prova, insomma, è molto semplice, niente di impegnativo, ci potete riuscire tranquillamente. Ecco qua. Segni dove tagliare, mi aiuto con la forbice. Ecco qua. Fatto ciò, non ci resta altro che piegarla e vi faccio vedere come. Dal lato più lungo. Bisogna tagliarla dal lato più lungo, ecco qua, diritto e rovescio, fino a esaurimento della carta. Ok? Un'operazione abbastanza semplice, potete farla fare anche con questi bambini, così da tenerli impegnati durante il giorno. E insegnarvi qualcosa che fondamentalmente può essere utile a tutti. Ecco qua, ce l'abbiamo quasi fatta. L'ultimo giro, ecco qua. Ok, fatto ciò, io vi dico che va accorciata. Vediamo ancora di quanto. È un pochettino ancora lunga, avendo qui il righello, ecco qua. Ci abbiamo 30, diciamo che a 25 dovrebbe essere più o meno una misura giusta, quindi 25. Andiamo ulteriormente a tagliare. Capirete in seguito perché l'accorcio in questo senso qua, se no poi diventa troppo lunga così e non, con le molle non si accorciano, ok? Quindi si fa più o meno così da un lato e dall'altro, andare tranquillamente a occhio, non dobbiamo essere precisissimi. Dopodiché andiamo a inserire delle semplici molle, gli elastici, ecco qua. E qui entra in gioco la nostra pinzatrice. Basta dare giusto due colpetti, uno e una due, lo stesso da quest'altro lato, ecco qua, due colpetti ancora. La nostra mascherina è finita. Allarghiamo, la mettiamo prima da un lato, poi dall'altro. Ed ecco qua, ce la possiamo fare. Ecco qua una mascherina praticamente a costo zero o quasi. Ok, ci tengo a precisare l'ultima cosa,
In effetti le mascherine in generale, anche quelle là che compriamo in farmacia, non hanno nessun grado di protezione. È bene che sappiate che non fermano il virus, purtroppo, ma solamente delle polveri e dei batteri, chiamiamoli così, un po' più grandi. Allora la domanda nasce spontanea: perché le mettiamo? Le mettiamo sì, uno perché è d'obbligo quando si entra nei centri commerciali, nei negozi, a fare la spesa o a fare altri tipi di acquisti, per la tutela nostra e quella degli altri. Serve in effetti se scappa uno starnuto, si prova a tossire, e allora si fa che i liquidi cacciati da noi non vadano su altre persone, quindi è una tutela per noi e per gli altri, ok? Mi raccomando, fate attenzione, state a casa soprattutto, non andate nei centri commerciali, anche se rimangono aperti, la cosa migliore è stare a casa. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like. Arrivederci, alla prossima.